Amici sportivi, bentrovati a Rosa e Nero Web TV. Sistemiamo subito la tastiera. Salutiamo Fabrizio Vitale, il nostro capobanda ufficiale ormai. Ciao Guido. Ufficiale, nonché delegato anche al filtro dei messaggi, che è il lavoro più pesante e più complicato di questa trasmissione. Ciao a Salvatore Ceraci, col Coppola dell'Ordinanza, ci siamo, va bene? E ciao a tutti, Giuseppe, sì, tutto Leone. Bene. Ciao Giuseppe Leone. Allora, entriamo subito nel vivo perché abbiamo da trattare tre temi. Questa è una puntata diversa dal solito perché è anche una vigilia di partita, visto che Palermo gioca il martedì sera l'anticipo del turno infrasettimanale con la Ternana. Una Ternana che è in pieno caos, ma che probabilmente porterà in panchina Lucarelli, il vecchio allenatore che viene riesumato dal presidente Bandecchi, che non è che stia facendo molta pace con i tifosi. Ne approfitterà di Palermo? Sì, no, vedremo. Chi giocherà contro la Ternana? Com'è andata col Sud Tirol? I punti in classifica non sono stati tantissimi nelle ultime tre partite, anche se era un Palermo in salita. Sono tantissimi gli argomenti da trattare in questo Rosa Nero Web TV. Salutiamo sempre gli amici di Blog Sicilia, di StadioNews.it, che rimbalzano la trasmissione sul sito e sulle loro pagine Facebook. Potete interagire ovviamente. Un saluto anche agli amici di Video Regione, che ci seguono sul canale 14 del Digitale Terrestre. Salvatore, un punto, il bicchiere com'è? Mezzo pieno o mezzo vuoto? No, no, il bicchiere è pienissimo. Io non... Tu dici un punto, se io devo rispondere a tutti gli interrogativi che hai posto tu, se ne va una trasmissione intera. Quindi infatti, partiamo lo faremo. Sì, partiamo dalla Ternana, che praticamente arriva qui in una situazione psicologica, secondo me, drammatica, non lo so. Oggi Corini diceva giustamente che con la Ternana ci vuole cuore, fisicità, eccetera, perché è una partita insolita, strana, stranissima. Lucarelli cacciato e non meritava di essere cacciato. Questo ritorno il presidente lo vuole e non lo vuole. Poi che è presidente? Questo qui ci ha fatto dimenticare i miti del passato, è veramente, diciamo, il numero uno in fatto di imprevedibilità e di situazioni nuove. Il Palermo, secondo me, è ancora in salita, malgrado si sia fermato un po' da tre settimane, almeno nel conteggio numerico, cioè ha fatto due punti in tre partite, che è poco, ma se guardiamo quello che ha fatto per arrivare a questo punto, ha fatto moltissimo. E i play-off non sono ora da puntare. I play-off sono stati nella strategia del Palermo, secondo me, fin dalla prima giornata, solo che non se ne aveva certezza in quanto ancora non si era aperto il capitolo del mercato, non si era trovata la stabilità della formazione, eccetera. Ma ora, con i nuovi arrivi e con la prospettiva di possibilità migliori rispetto al passato, io ritengo che il Palermo sia non soltanto solidamente agganciato al movimento dei play-off, ma che possa fare più di tutte le altre, perché, e lo vedremo dopo con le altre domande, è sempre in fase di crescita. Che se ne dica, il Palermo è la squadra che può giocare più sorprese in questo finale di campionato. E questo è il tuo leitmotiv già da alcune settimane, però Fabrizio, io vorrei anche fare un po', non dico di polemica, ma vorrei essere anche più realista del re. Salvatore dice che c'è crescita e io sono d'accordo. Abbiamo fatto un trittico di partite strepitoso dal punto di vista delle prestazioni, o comunque buono, però soltanto due punti in classifica. Non siamo dentro i playoff ancora e nessuno ce li regala. Da tempo andiamo dicendo che ci sarà però la possibilità di un calendario teoricamente più agevole, però nulla è scontato in Serie B. Per questo ti chiedo se, come l'hai metabolizzato il pareggio di Bolzano di sabato scorso. Ma intanto, secondo me, su questa storia che il calendario sia più agevole, adesso io qualche riserva ce l'ho, perché comunque stiamo parlando di squadre che sono lì insieme al Palermo, che dovranno lottare per raggiungere i play-off, perché Ternana, Pisa, che già è dentro, Modena, Cittadella, prima di Modena, insomma, non mi pare questa passeggiata di salute, quindi Palermo dovrà tenere alta l'attenzione e sicuramente fare pace con l'infermeria, perché, qui mi ricollego al discorso della gara di Bolzano, cioè il Palermo è arrivato a Bolzano senza quattro titolari, due li ha persi alla vigilia e altri due li ha persi strada facendo nel primo tempo. Per cui poi
andando a analizzare il tipo di che gara, sono incidenti che fanno parte del gioco, diciamo, ma sono quattro titolari che toglie una squadra che non ha, diciamo, un equilibrio stabilissimo, soprattutto alla luce del mercato che c'è stato, cioè i nuovi ancora si devono inserire, per Di Verre che era entrato in fiducia dopo il gran gol che ha fatto, per Di Valente che era stato il migliore con il Frosinone, per Di Sala e Graves durante la partita. Cioè, non so, sono microtraumi che un'altra squadra magari avrebbe assorbito diversamente. Invece c'è stata poi la reazione. In un secondo tempo è giocato davvero in modo spavaldo, in cui il Sottirol è stato costretto nella propria metà campo. Diciamo anche che questa squadra non ha regalato il Sottirol tante gioie ad altri avversari, perché ricordiamo che la Regina ci ha perso, il Parma ci ha perso, il Frosinone ci ha pareggiato. Cioè, è una squadra molto ostica da affrontare. Per cui, alla luce di tutte queste situazioni, dico, forse alla fine meglio un punto. È vero che il dato statistico dice però che Palermo ha rallentato un po'. Sì, io però, Giuseppe Leone, che come sempre è attento in alcune rilevazioni, vorrei dire che anche, riguardando un attimo il taccuino della partita, il Palermo era partito forte. Nei primi 5 minuti era stato il Palermo quasi ad aggredire il Sud Tirol. Poi ha preso quel gol che aveva il sapore di uno schiaffo in faccia e le cose sono cambiate. Però mi sembrava che fosse un Palermo mentalmente approcciato alla partita in modo diverso. Non so se poi più spavaldo o più imprudente. Troviamo l'aggettivo giusto, Giuseppe. No, sono assolutamente d'accordo con te, Guido. L'approccio secondo me era stato positivo. Poi quel gol, dopo quel gol il Palermo oggettivamente ha subito il colpo. È stato un gol sicuramente frutto di qualche errore, perché quando prendi gol da una rimessa laterale non puoi essere completamente esente da colpe, però poi è chiaro che c'è stato anche un po' di casualità, un assist fatto con la schiena, insomma difficilmente si può pensare che sia stato fatto volontariamente. Detto questo, il Palermo ha subito il colpo, poi piano piano è tornato in partita fino a dominare, a mio modo di vedere, i primi 30-35 minuti della ripresa, che ti fanno venire quel po' di amaro in bocca per certi versi, perché io sono d'accordissimo con la disamina di Fabrizio, perché sono aspetti, e mi riferisco soprattutto ai quattro titolari che hai perso tra vigilia e primi 20 minuti di partita, che sono aspetti che non puoi come dire sottacere. Però viene anche un po' di amaro in bocca, perché questa è una partita che il Palermo poteva anche vincere per come si era messa la ripresa, e questo insomma lascia qualche rammarico, e mi auguro che ci sia la voglia di rivalsa contro la Ternana, che è una partita, giustamente come diceva Salvatore, difficilissima da interpretare. Io sul piano del gioco ti sono d'accordo con te, 35 minuti molto buoni, anche perché era necessario comunque attaccare, era una squadra anche un po' rivoluzionata anche nell'intervallo, e però prima di avere un rimpianto di una mancata vittoria dovremmo anche considerare quanti tiri in porta il Palermo ha fatto, quanti veri pericoli ha fatto, e là Guido, il piatto Guido, piange. Sì, certo. E proprio questo secondo me è il rilievo più interessante, perché noi abbiamo sì dato delle indicazioni generiche, ma poi il punto vero del Palermo qual è? È la capacità di andare al tiro e di segnare. Prima c'era Brunori, se non segnava lui non segnava nessuno, ora Brunori si è fermato, e se non segna Brunori diventa sempre difficile. Non vale poco che noi possiamo avere un gol come quello di sabato, che di Verre, di Soler, insomma, si possa far riequilibrare una situazione. Ma la verità è che questo Palermo segna poco, i centrocampisti non ci sono, cioè in questo senso Segre ancora aspettiamo, oltre a lui aspettiamo qualcuno che possa dare più incisività all'azione, più velocità, un lavoro specifico sulle punte. Io penso che sia il mestiere che in questo momento pratica Corini, perché è il limite maggiore del Palermo, che produce tanto e tira poco in porta. Cioè, non lo so io se poi le statistiche dicono il contrario, non,
non lo so, ma certo. Allora, io le statistiche onestamente le guardo abbastanza poco. Perché Sabato, poi mi le dici statistiche... quante volte abbiamo tirato in porta? Adesso non ce le ho, però abbastanza poco. Ma io non credo molto alle statistiche, a cominciare dal possesso palla per poi passare al numero dei calci d'angolo oppure al numero dei passaggi riusciti, che sono sempre esercizi un po' esasperati, consentiti dalle nuove tecnologie che monitorano un po' tutti quanti. Comunque ti anticipo, Salvatore, che questo discorso qui che ho tirato in ballo e tu hai ripreso, ora lo tiriamo fuori a tutti gli effetti, poi, perché voglio parlare di Soleri applicato alla povertà di conclusioni di Tutino e di Mariano. Il discorso dei centrocampisti vale pure, per esempio, perché i centrocampisti che vanno in gol sono sicuramente una risorsa. E come diceva anche scherzando un po' Corini oggi in conferenza stampa, non è che il gol di Verre, per quanto bello, spettacolare e unico, possa essere una soluzione ai fatti. Però Fabrizio, già vedo, ti vedo combattere con la solita cascata di messaggi, e quindi la parola è tua. La raccomandazione è sempre la solita, messaggi brevi, corti, così. Ma mi pare che non l'ascoltino moltissimo. No, perché continuano ad arrivare tomi di messaggi. Però noi cercheremo di sintetizzarli. Allora, Bartolo Giambona: se risolviamo il problema dei pochi tiri in porta, tutto è possibile. Comunque, per quest'anno va bene anche così. Piero Mandracchio: che abbiamo spesso il possesso di palla con alte percentuali, ma siamo poco incisivi, anche se per il gioco del Sudtirol era difficile esserlo. Su questo io concordo, perché dico, è vero che Palermo tira poco da lontano, però quando hai un avversario che mette 11 giocatori, no 10, 11 dietro la linea della palla, la densità è talmente fitta che trovare un varco per la porta, secondo me, proprio nella partita dell'altro giorno era difficile. In generale sono d'accordo, il Palermo deve migliorare sicuramente. Però sono più indizi che fanno una prova, non è soltanto un discorso di... Lo so Guido, però Di Mariano tira in porta e gli viene deviata dalla schiena di un difensore. Saric ha tirato due volte in porta inserendosi, una volta ha preso un difensore, un'altra volta è uscito proprio di fuori. Le Dolomiti, come ha scritto Satiricus nelle pagelle ironiche. Quindi cioè, non è che non ci va al tiro, deve migliorare la precisione, questo è poco ma sicuro. Certo, se hai il giocatore del Cittadella, Crociata, che per adesso tira pure da casa sua e segna, sarebbe un bel vantaggio. Ci sono delle situazioni che vanno e altre che magari non sono assecondate. Poi abbiamo Angelo Ferlazzo che fa un riferimento al calendario prossimo del Palermo, chi dice che è più agevole, le squadre che lottano per non retrocedere saranno tutte agguerrite. Beh, il concetto lo possiamo anche vedere con questo criterio: giocare contro il Como o giocare contro il Frosinone a questo punto è lo stesso, che per un allenatore probabilmente è così. Nell'immaginario popolare, se il Frosinone è primo e il Como è quart'ultimo, magari ci sarà un motivo, e quindi meglio incontrare... Sì, ma per i prossimi avversari, gli ultimi che si devono giocare la salvezza, non ce n'è. C'è tutta, no, infatti, sono tutte squadre che squadre si giocano in playoff. E poi avremo lo sprint finale, sì. E allora, Paolo Tagliavia: saremo pure in zona playoff, siamo in crescita, però fare 2 punti in 3 partite e prendere gol ancora una volta sul fallo laterale mi fa arrabbiare anche che Saric, che sia stato, si sta dimarianizzando, sembra che debba esplodere quando ha la palla, ma spesso non conclude niente. Ecco, io sono d'accordo con questo commento, perché noi abbiamo avuto delle falle difensive sia sul gol, dove c'è un giocatore del Sudtirol che salta fra 3 giocatori del Palermo, e poi nel del Charu che chiude con un po' di ritardo. Abbiamo rischiato un gol subito dopo. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che c'è un attenuante sul fatto che sia nel Charu che Graves prima e poi Marconi dopo erano in condizioni non ottimali, e quindi gli concediamo l'attenuante. Francesco Biondolillo, lo leggo perché è troppo lungo: il Palermo a Bolzano ha pagato gli infortuni e indisponibili fondamentali per affrontare una squadra che giocava tutta dietro la linea della palla, poteva starci qualche situazione da fuori, ma alla fine va bene così. E infatti noi, per essere conseguenziali, penalizziamo questi che mandano tomi lunghissimi e non li leggiamo neanche. L'ho detto perché era pertinente al nostro discorso. Poi abbiamo Emanuele Riggio, dice: quest'anno mi accontento del passaggio in B, possiamo puntellare e andare con la maiuscola. Sempre Angelo Ferlazzo dice: adesso ci vogliono i gol di Tutino e C, senza il loro supporto sarà dura. Allora un attimo ti fermo, Fabrizio, perché io volevo dare un'occhiata intanto a stadionews.it. Chi è che non dà un'occhiata ogni giorno a stadionews.it? Penso io. Tu
Non guardi? No, lo guardo. Allora, io sto leggendo intanto che Zeman è tornato ufficialmente in panchina e torna a Pescara, dove tra l'altro aveva fatto un lavoro strepitoso alcuni anni fa, un Pescara che era spettacolare, che segnava gol a raffica. Torna a 75 anni, immagino che il web si spaccherà su ha fatto bene, ha fatto male. Io mi limito da vecchio amico di Zeman a fargli in bocca al lupo, perché il Pescara comunque è una bella realtà del calcio e va bene così. Non ha Immobile, Verratti e Insigne però. Però non erano ancora Immobile, no. Verratti e Insigne quando lui li allenò a Pescara. Poi volevo dire che Lucarelli, secondo le indiscrezioni non ancora ufficializzate, sarà in panchina con la Ternana a Palermo, quindi torna il vecchio allenatore e probabilmente cambierà anche un po' l'assetto della squadra della Ternana, faremo fatica a fare le probabili formazioni. E poi, così anticipo anche la domanda che volevo fare a Giuseppe Leone, leggo da Stadio News uno straordinario pezzo su Masciangelo, che è una delle novità del Palermo. Ha debuttato sabato scorso al posto di Sala, io gli ho messo 6 in pagella, e oggi in un pezzo, devo dire, anche molto pieno di curiosità e di aneddoti, Picchio Masciangelo prenota un futuro rosa con 2 sponsor speciali. La firma è una firma d'eccezione, perché Alessandro Geraci. E volevo da Giuseppe Leone un commento su questo giocatore, che è arrivato 2 settimane ai box perché Corini non lo riteneva pronto, buttato nella mischia anche per necessità, ma non mi pare che abbia giocato male. Sì, sono d'accordo con la tua sufficienza piena, l'ho visto anche abbastanza intraprendente. Ecco, per esempio, quando poco fa parlavo di quel rammarico per non aver completato il ribaltone a Bolzano. È vero, questo Palermo spesso, se non c'ha i conigli tirati fuori dal cilindro di Brunori, fa fatica a segnare. E questo si è visto a Bolzano, perché in tante occasioni, soprattutto dalla sinistra, anche con Masciangelo, il Palermo ha avuto la possibilità, e lo ha fatto, di entrare in area in maniera pericolosa, però di non essere poi, come dire, aggressivo e concludente verso la porta. Quindi questi sono un po' gli aspetti che questo Palermo deve migliorare, nonostante, come diceva giustamente poco fa Fabrizio, il Sudtirol avesse messo il classico pullman davanti alla porta. Detto questo, Masciangelo mi sembra un'ottima alternativa, ma penso lo sapevamo tutti per l'esperienza che ha sulla sinistra, anche se mi è sembrato di capire Corini lasciasse la porta aperta un po' di ballottaggio, magari facendo un po' di pretattica per quanto riguarda domani con Aurelio. No, non è pretattica. Aurelio ha delle grossissime chance di scendere in campo dal primo minuto domani. È una cosa alla quale sta pensando, perché chiaramente Masciangelo viene da una partita giocata per intero forzando un po', perché era necessario che qualcuno sostituisse Sala, non giocava dal 26 dicembre, invece Aurelio viene da un percorso col Pontedera in cui ha giocato stabilmente ed è da un mese che si allena stabilmente a Palermo, quindi è sicuramente più di una pulce che Corini ha in testa per domani. Vangelo secondo Vitale. Salvatore, guardami negli occhi un attimo. Sì, ti sto guardando. Mi stai guardando, perché è un mondo ingiusto. Cioè, Zeman torna in panchina a Pescara e tu all'ospizio. Non è giusto, però. No, ma è una casa, sai, dove c'è gente che mi vuole bene, mi fa giocare a carte e mi fa guardare la televisione, le partite del Palermo. Quindi sto quelle però alle 2, perché alle 18 già spegnete la luce, poi, no? E poi, come avete detto voi, fanno guardare. Come avete detto voi, anzi hai detto tu, c'è ormai il Geracino che ha superato papà, quindi vanno bene tutti gli altri, io riposo un poco. Ma mi pare giusto, però devo dire che Alessandro ha fatto un bel lavoro, perché non è frequente trovare poi applicazione nello scoprire un po' le storie dei giocatori. Andatevelo a leggere, Picchio Masciangelo, e poi capirete anche perché questo nomignolo di Picchio. E non gli rompe la noce del capocollo, però. Eh? E non gli rompe la noce del capocollo, come diceva un adagio di un film. Il ritorno di Zeman, Salvatore, in due parole.
Lo ritieni un fatto soltanto romantico? Zeman è un grande personaggio, Zeman è un grande personaggio del calcio, lo sarà fin tanto che lui vuole allenare una panchina, gli spetta di diritto, perché ritengo che sia stato uno dei più grandi allenatori che abbiamo mai avuto, ma non a Palermo, in Italia dico, lui ha pagato determinate situazioni personali perché è stato fin troppo sincero in certe situazioni, ha rischiato di suo, ha fatto cose memorabili, come dice Mourinho è vero, non ha vinto nessuno scudetto e né la Champions eccetera, però alcune volte certi allenatori sono più bravi proprio perché nel silenzio costruiscono delle grandi cose che poi io sono condivido. Tra l'altro Zeman l'ho visto qualche mese fa in perfetta forma fisica e era anche motivato, quindi sì, secondo me il calcio acquisisce qualcosa con il ritorno di Zeman, che tra l'altro deve rivitalizzare un Pescara che era partito bene e che adesso è disastroso. Allora abbiamo ancora qualche secondo prima di una breve pausa, non ho sentito il tuo commento, Salvatore, su Masciangelo, ti è piaciuto? No, ma Masciangelo, mi è piaciuto la spregiudicatezza con cui è entrato in campo, la sicurezza, poi è chiaro che deve adeguarsi alla squadra e crescere lui, però è entrato come un veterano, insomma, bene o male quello che doveva fare lo ha fatto e mi è piaciuto tantissimo proprio la sua maniera spregiudicata di entrare in campo e di sentirsi partecipe di una giornata memorabile. Insomma. Invece Fabrizio, a te chiedo in rapida sintesi, torniamo un attimo al problema centrocampo, perché non ho capito se Saric è uscito perché era ammonito o se perché Corini non è rimasto contento della prestazione, però mi sembra che si sia un po' fermato quel processo costante, anche se lento, di crescita che avevamo registrato negli ultimi due mesi. Beh, credo che la sostituzione sia stata fatta per entrambi i motivi e poi abbiamo visto anche l'ingresso di Segre quanto abbia rivitalizzato la pressione in avanti con i suoi inserimenti. Questa è una squadra che non ha più un 11 titolare fisso, io l'ho scritto giorni fa sulla Gazzetta, tutti sono in ballo e credo che ognuno sarà chiamato a dare il proprio contributo da qui alla fine. Sappiate che io vi controllo attraverso il computer con un occhio diramato su tutti i computer della città, se cambiate canale per questi secondi vi picchio. Rieccoci, pochissimi secondi come promesso. Comunicazione di servizio: se siete tifosi del Palermo non potete aprire ogni giorno, più volte al giorno, Stadio News per cercare le ultime notizie, fra cui per esempio anche quella dell'arbitro della partita con la Ternana. Arbitrerà Miele, mentre al VAR c'è Valerio Marini, maschio Valerio Marini. No, potete anche cliccare su Blog Sicilia, per esempio, se volete riascoltare il podcast della trasmissione, scorrete la home di Blog Sicilia, troverete la trasmissione Rosa Nero Web in formato podcast e ricordatevi anche di Video Regione sul canale 14. Possiamo aprire adesso una finestra sull'attacco. Mi permetti di mandare questo messaggio, che sì, così esauriamo anche questo argomento? Giusto omaggiare Mister Zeman, ma omaggiamo anche Mister Baldini, per favore, donare un premio così intimo e personale a tutta la città e popolo palermitano è un gesto meraviglioso come lo è lui. Ricordiamo che la panchina d'oro presa qualche giorno fa, sì, è stata donata al Museo del Palermo. Esatto. Baldini vuole, diciamo, tenere saldo il suo legame con la città, dove tra l'altro lui viene spesso... Per adesso vive qua. Sì. Insomma, il suo legame con Palermo non è una cosa nuova. Allora parliamo di attacco. Salvatore aveva accennato il discorso all'inizio. Io faccio un discorso, anche se vogliamo provocatorio, Giuseppe, tu che sei attento anche ai numeri. Soleri ha segnato più di Tutino e Di Mariano? Sì, in maglia rosanero sì, perché col gol di sabato ha fatto più gol di Di Mariano, che fino ad ora è fermo a uno, con un minutaggio nettamente inferiore rispetto a Di Mariano, quindi sì, è sicuramente un giocatore di cui Corini ha grande, lo tiene molto in considerazione, grande considerazione in questo momento, un'arma in più, un'arma dalla panchina assolutamente molto, molto importante in questo momento per il Palermo, però io credo che Corini in questo momento voglia soprattutto lavorare sulla coppia Tutino
Tutino Brunori, lui sa quello che gli può dare Soleri, soprattutto entrando dalla panchina, e qui a Palermo conosciamo benissimo quello che può dare Soleri dalla panchina, quindi secondo me resta sempre un'arma al momento a partita in corso. Poi è chiaro, magari le cose possono cambiare, per esempio in situazioni come queste dove ci sono tre partite nell'arco di una settimana. Ora, io interpretando anche un po' il parere dei tifosi, ne ho sentiti tanti in questi giorni, ora vediamo anche se ci sono messaggi ad hoc, volevo gratificare Soleri perché... Salvatore, mi fa ridere a me l'idea che uno entra dalla panchina, fa 14 gol in una stagione e mezzo, che è un numero onestamente enorme, e viene relegato quasi come etichetta, perché uno, poi tu mettiti nei panni di Corini e pensi, ma questo segna soltanto quando entra dalla panchina, ma perché devo metterlo titolare dal primo minuto? Io penso che il discorso di Corini sia più ampio e lo deve capire anche Soleri. Cioè, Soleri è un buon giocatore, ha delle buone qualità ed è un giocatore duttile ed è un giocatore che ha caratteristiche che pochi hanno, nel senso che è sempre pronto quando tu lo metti in campo. Ma lì ci sta anche che Soleri deve crescere e deve capire che in questo momento il fatto che lui entri per pochi minuti nei momenti decisivi è la sua carta vincente. Se tu ti ricordi, e ne ha parlato oggi anche giustamente secondo me Corini in conferenza, Muriel c'era un momento in cui usciva dal campo e buttava via tutto eccetera eccetera, poi è diventato il capocannoniere, l'uomo che segnava più gol di tutti. E allora la crescita deve essere proporzionale alla maturità del giocatore, e in questo fa bene Corini a utilizzarlo non come elemento che gli risolve le partite perché per volontà divina, ma perché entra subito in partita e fa quello che deve fare. E allora questo atteggiamento lo fa diventare quasi titolare, ma va sempre a vantaggio suo. 14 gol l'anno scorso, 2 quest'anno, e detto niente. Io vorrei... Tra l'altro c'è una statistica che riguarda Soleri quest'anno. 2 gol dalla panchina nel 2023 in Serie B, non li ha segnati nessuno. Esatto, questa è una tabella statistica che premia la capacità di un giocatore di entrare a partita in corso con la stessa intensità fin dalla prima palla giocata. Per esempio a Bolzano lui dopo 50-60 secondi già va alla conclusione, conquista il corner da cui poi viene fuori il gol del pareggio. Però c'è quel tentativo anche in rovesciata che c'è quella rovesciata che se gli entra, diciamo, va giù lo stadio e se ne parla per i prossimi 2 anni. Però al di là di questo, io volevo sottolineare, non per farmi gli affari di Corini, che poi sceglierà, probabilmente sceglierà Tutino, lasciando Di Mariano in panchina. Credo che Soleri abbia scavalcato Vido nelle gerarchie interne alla squadra, però ci sono anche delle caratteristiche tecniche. Cioè Soleri ha fatto un gol di rapina, per esempio, contro il Sud Tirol, che non è nelle corde di Di Mariano, non è neanche nelle corde di Tutino, tutto sommato. Sì. Io sono d'accordo su questa vostra disamina. Tra l'altro la domanda gliel'ho fatta io questa mattina a Corini, proprio perché mi sono reso conto di come questo giocatore possa diventare un po' divisivo. Cioè, arriva un certo punto in cui l'allenatore deve capire e riflettere, me lo tengo in panchina perché so che appena entra mi dà quella scossa di cui ho bisogno, come sta avvenendo, e mi fa raddrizzare il risultato, mi dà la spinta, l'inerzia finale per la vittoria, come è successo con la Regina, oppure uno che mi rende così e lo devo incominciare a contare nel novero dei titolari. E chiaramente poi lui ha fatto, come diceva, ricordava giustamente Salvatore, l'esempio di Muriel. Muriel ha iniziato come spacca partite all'Atalanta e poi si è conquistato il posto da titolare. Quindi secondo me anche su Soleri Corini ha qualche dubbio per domani. Però siete d'accordo con me che Soleri è più un sostituto di Brunori che non di Tutino? Ma guarda, secondo me Guido... Scusami se ho interrotto, sarò brevissimo. Secondo me il problema lì è pure capire se tu vuoi giocare con 2 attaccanti, uno accanto all'altro, comunque uno dietro all'altro, o se invece tu vuoi giocare con un tridente e con 2 esterni di caratura diversa. Tutto poggia su questo. È chiaro che durante la partita tu puoi cambiare strategie e passare da una all'altra e viceversa. Non c'è dubbio, però per esempio io ho una tiratina d'orecchie a Di Mariano e a Tutino la vorrei dare.
intanto mi dissocio da certe critiche che leggo su Di Mariano, che è, come tanti palermitani della storia calcistica dell'ultimo cinquantennio, vengono sempre bersagliati. Di Mariano è uno che dà l'anima in campo ogni volta, quindi sotto il profilo dell'impegno e del ha vinto due campionati, non dimentichiamocelo, giocando da titolare, non è mai stato un goleador, quindi non è che ha tradito le attese, però qualcosa in più te l'aspetti. Giusto giusto sabato aveva fatto il tiro della vita e non è stato fortunato. Però di Mariano Tutino, ecco, parlavamo dei centrocampisti che non incidono tanto sotto l'aspetto realizzativo, ma anche le due punte di supporto, gli esterni per così dire, dovrebbero dare qualcosa in più, e io ritengo che siano due giocatori che ancora debbano crescere. Di Mariano e Tutino. Sì, Tutino sicuramente ancora non è entrato a pieno nel contesto tattico del Palermo. Anche la partita di sabato, secondo me, esce un po' fuori contesto per il tipo di avversario che costringe a venire dentro girando lateralmente, cioè non era proprio lo specchio ideale per vedere Tutino a proprio agio. Però non c'è dubbio che da Tutino ci si aspetti di più, come ci si aspetta di più da Di Mariano, che non è un caso, è stato sostituito a fine primo tempo, quindi evidentemente anche Corini non era soddisfatto del tipo di lavoro svolto, conclusione a parte. Per quanto possa incidere Soleri dall'inizio, io questo non lo so, io mi posso basare sui numeri e sulla mia memoria. Lo scorso anno in Serie C, stiamo parlando della Serie C, quando ha iniziato dal primo minuto non ha inciso, e quindi evidentemente fa parte probabilmente di un suo DNA avere la testa calibrata sull'inserimento a gara in corso. Giuseppe, tu parlavi di probabile impiego di Tutino e quindi deduco che Di Mariano per ora è un po' sottovento, sacrificato nella partita contro il Sud Tirol. Dovrebbe giocare Valente, quindi per Di Mariano c'è un'altra partita in panchina. Sì, io credo che potremmo vedere un assetto offensivo molto simile, se non praticamente identico a quello visto scorso, quello ancora precedente della partita in casa col Frosinone, stando anche alle parole di Corini, che parlava di un ottimo allenamento da parte di Valente. Quindi il ritorno di Valente lo do per assodato, e il sacrificato in questo momento credo sia Di Mariano, il quale insomma mi sembra stia un po' subendo questo momento dal punto di vista soprattutto psicologico. Lo vedo molto dal punto di vista dell'impegno, nulla da dire, mai veramente nulla da dire, però non lo vedo lucidissimo, ecco. Sì, che poi ci sta nel corso di un campionato avere delle flessioni di rendimento, e ci sta anche andare in panchina. Io credo che in un calcio in cui ormai si gioca in 16, il fatto di andare in panchina non è più penalizzante come lo era altre volte, perché poi tu puoi cambiare strategia in corso, come diceva Salvatore, rimescolare le carte, quindi il destino delle squadre come il Palermo, come altre in Serie B, che hanno giocatori di un certo rilievo tecnico, ci sta che poi va in panchina, passerà questo momento, poi ne arriverà un altro in cui sarà Valente a essere affaticato o in difficoltà, e Corini può avere certamente le sue chance. Mi pare che Corini ha già scelto anche Valente, i suoi cross evidentemente sono merce rara in Serie B. In questo momento Valente risulta essere, diciamo, essenziale nel modo in cui vuole giocare Corini. Lo ha ammesso, come diceva Giuseppe, lo stesso tecnico, se non mi sbaglio, dopo la gara col Frosinone. Valente ha quella caratteristica nel cross e alle volte anche nell'uno contro uno che ti dà la possibilità di avere una superiorità numerica momentanea che ti può agevolare. Ricordiamoci anche che prima di Valente c'era Elia, che dava sicuramente molto in questi termini. Valente si è adattato, diciamo, abbastanza velocemente, e credo che in questo momento Palermo non possa fare a meno di lui, tant'è vero, e comunque questo va a coronamento di questa sua prima stagione in Serie B, a giorni rinnoverà per un altro anno con opzione. Sì, che per lui è una bella notizia il rinnovo del contratto. Volevo dire intanto che fare i complimenti a Matteo. L'abbiamo criticato talvolta. Ma tu l'hai criticato?
Sì, l'ho criticato. Io non l'ho mai criticato. No, io l'ho criticato, a volte gli ho messo 5 e mezzo in pagella, stavolta mi è piaciuto moltissimo, gli ho messo 7, è stato forse il difensore più affidabile di una difesa ballerina, quella del primo tempo di Bolzano. Seconda cosa, mercoledì siamo di nuovo in onda alle 14, perché c'è post partita di Palermo Ternana, noi non perdiamo gli appuntamenti e quindi ci sopporterete una volta in più in settimana. Dopodiché possiamo passare ai commenti, caro Fabrizio, perché su Soleri, sull'attacco, su Di Mariano vedo che c'è un po' di roba. Beh, qualcuno l'ho già mandato in onda, perché sennò rischiavamo veramente di non poter soddisfare tutti i commenti che stanno arrivando, come sempre, nella nostra community. Allora, io partirei da questo. Fabrizio Nicomacchi, Tutino a mio avviso è troppo macchinoso, un po' montato, fa sempre le cose più complesse e perde tanti palloni, dovrebbe essere più incisivo facendo giocate semplici. Di Mariano per caratteristiche ha sofferto il fatto che loro giocassero tutti dietro. Giampaolo, Tutino e Brunori non ricevono palloni per tirare in porta. Poi Alex Rosanero Carlino dice: lo Soleri è una marcia in più. Sono davvero tanti i messaggi in favore di Soleri e sono in tanti e molti che domani lo vorrebbero vedere giocare da primo minuto. Sì, perché poi Soleri interpreta un po' i sentimenti popolari di questi giocatori che vanno a fare la battaglia su ogni pallone in area, quindi ci sta. Visto che questa è una vigilia di partita, oltre che un commento alla partita precedente, facciamo il gioco della formazione, così ci esponiamo anche, diamo per scontati alcuni punti. Pigliacelli gioca, giusto? Non c'è dubbio. Sì. Marconi, Nedelciaru e Mateiu, ci siamo? Sì. Perfetto. Gomez c'è? Sì. Perfetto. Valente c'è? Sì. Segre c'è? Sì. Benissimo. Brunori c'è? Sì. Restano alcuni dubbi. Tutino o Di Mariano? No, Tutino. Tutino, sei d'accordo, Salvatore? Ma io, guarda, io se dico sempre che bisogna giocare, che bisogna mettere gli uomini adatti a un certo tipo di gioco. Allora, se il Palermo attacca con tre giocatori, diciamo due di fascia e uno centrale, per me Di Mariano non solo deve giocare, ma a me piace. Io francamente tutta questa critica non la vedo nei suoi confronti, perché è uno che dà l'anima e che serve tantissimo alla partita e porta un sacco di palloni, diciamo, in avanti. Se poi tu invece vuoi andare alla ricerca del gol, e allora lì Soleri ne ha fatti più degli altri e meriterebbe, se non altro, di giocare, se tu vuoi giocare con due attaccanti, perché il suo rendimento è nettamente superiore rispetto a chi, come Tutino, ancora, sono d'accordo, poco fa non ricordo chi lo dicesse, se Fabrizio o Giuseppe, gioca un po' per se stesso, nel senso è un po' narcisista, perché lui deve capire che quella è una posizione importantissima per quanto riguarda Brunori, e allora se gioca per Brunori deve essere più semplice e tirare l'acuto, tirare poi la cosa straordinaria quando l'azione te lo permette. Il problema non è intanto quello di capire che se bisogna chi è più bravo, se Di Mariano, Tutino, se Soleri, chi è più importante in quella strategia e con quegli schemi. Lo vedi che fa fare l'esperienza, caro Fabrizio, ci arriverai pure tu un giorno. Sì. Alla sua età io gli faccio la domanda, lui gira intorno per 2 minuti ma non mi ha risposto. Gioca Tutino, cioè, Di Mariano o Soleri? Di Mariano o Soleri? Dall'inizio no, Tutino, Di Mariano. Poi Soleri. E Tutino non gioca? Di Mariano o Soleri? No, io ti ho chiesto, accanto a Brunori, giocherà Tutino, Di Mariano o Soleri, secondo te? Non cosa schiereresti tu, secondo te chi giocherà, chi metterà in campo Corini? Allora non è che chiedi la mia risposta, chiedi che io interpreti la risposta di Corini. Dobbiamo fare le probabili formazioni, dobbiamo giocare con... Va bene, allora io ti dico Tutino. Anche Giuseppe ha risposto su Tutino. Il terzo centrocampista, abbiamo tre opzioni, Saric, Damiani e Bro? E Verra.
E Verrey no, Verrey io lo darei per scontato fuori perché non sta bene, anche se... Allora ragazzi, stiamo attenti, ci sono due partite da giocare a distanza ravvicinata, quindi la differenza la farà la rifinitura di oggi pomeriggio e la valutazione del tecnico in merito ai minuti che hanno a disposizione i giocatori. Allora, Verrey meglio dall'inizio o a partita in corsa per fargli riprendere la confidenza col campo, visto questa gastroenterite che un po' l'ha debilitato? Non lo so, secondo me è un altro pensiero che c'ha, perché comunque con Verrey hai un modo di arrivare centralmente che con gli altri centrocampisti non hai. Io dico che il dubbio è fra Saric e Bro. Giuseppe, tu? Io credo che se diciamo il percorso di ripresa dovesse andare bene da qui a domani mattina, magari anche non al meglio, io credo che Corini possa affidarsi a Verrey domani, quantomeno dall'inizio. Beh, però Corini è uno metodico, l'ha fatto anche con Valente la settimana scorsa, l'ha tenuto fermo per farlo giocare di martedì. Secondo me Verrey... Salvatore, tu pensi che Verrey viene rischiato? Secondo me, ma a me, io ho letto Corini, quello che ha detto Corini, ho sentito pure. Corini ha detto che lo farà giocare in uno scampolo di partita, a meno che non abbia mentito. Tu pensi che giocherà Saric, mentito. Bro, Saric, Damiani? Bro. Tu dici Bro. Saric o Bro. E poi c'è la provocazione per modo di dire, di Vitale che dice... Masciangelo, ma attenzione che c'è Aurelio. Sì, è un dubbio che ha, lo sceglierà sicuramente stasera dopo la rifinitura, perché chiaramente Masciangelo ha una partita giocata, un 70 minuti giocati dopo che non li giocava dopo tanto tempo. Cosa fai? Lo fai rigiocare dopo 48 ore con il rischio che magari possa andare in affaticamento, che è un po' quello che è successo a Graves. Cioè Graves non giocava da un po', anche se aveva fatto il suo campionato, fa la partita con la Regina, poi accusa un affaticamento, lo gestisci, lo fai giocare a Bolzano e si ferma. Ci sono tutte queste dinamiche che vanno prese in considerazione, soprattutto quando ci sono gli impegni a distanza ravvicinata. Giuseppe, apri anche tu al dubbio. Sì, è un bel dubbio, io... Diciamo, mi rifaccio allora al Vangelo secondo Vitale, io credo a questo punto possa giocare Aurelio. E allora io divento dissidente, che divento? Miscredente. Miscredente e dico, per me 70 Masciangelo e 30 Aurelio. E semmai il io cambio sono poi... E semmai il cambio viene fatto poi per la gara di sabato. Questa è la mia personale opinione. Comunque, ed è l'ultimo tema che in fondo abbiamo già sviscerato, la panchina adesso è lunga, cioè mi pare che Corini adesso si può veramente sbizzarrire fra 17 e 18 giocatori che 2 mesi fa non li aveva. Giuseppe, mi pare che sia evidente. Ma la panchina è lunga, lo abbiamo sottolineato, bene che sia così, però insomma, come diceva giustamente inizio trasmissione Fabrizio, facciamo pace con l'infermeria e meglio sarà, perché comunque ora... Gli impegni saranno veramente tosti e non dimentichiamoci che tra i giocatori che domani scenderanno in campo qualcuno che stringerà i denti c'è, soprattutto dietro in difesa. Io poi mi domanderò un giorno perché questi turni infrasettimanali che sono spaccagambe, specialmente già a seconda metà stagione. Affiorano di nuovo le prime critiche per Corini, deve migliorare il gioco... deve sfruttare meglio i giocatori, comincia di nuovo. Li stiamo vedendo anche in onda, quindi magari. Però, sì, ma questo purtroppo non finirà mai. Questo discorso di Corini, del gioco, io non so che partite si vedono poi. Qua, per esempio, abbiamo Sergio Cinelli, dice: ma benedetti Dio, gli attaccanti devono essere supportati dai centrocampisti che giocano a vuoto. Un equivoco tattico, Tutino deve aiutare Brunori. Vabbè, insomma, ognuno la vede. Sì, poi arrivano poi i commenti, quelli che sono i fotogrammi di un film. Cioè, il Parma ha giocato a Frosinone benissimo, ho capito, però poi ne ha perse 3 in casa consecutive, quindi tanto bene si vede che non giocava. Non guardiamo sempre l'erba del vicino, ma continuiamo a pensare al Palermo, che deve cominciare,
Io però su questo, con tutte le riserve, con tutte le prudenze del caso, Palermo-Ternana è una partita da vincere, questo lo sa la squadra, lo sa Corini, lo sanno un po' tutti, ed è il momento in cui devi entrare nella zona playoff e non uscirci più, perché poi i punti cominciano a pesare tantissimo. Abbiamo una formazione, se vuoi, che fa un nostro tifoso, lo fa Alex Rosanero. Così prende dice, anche lui le sue responsabilità. Esatto, lui schiererebbe Piacelli, Matei, Melzearu, Marconi, Aurelio, Gomez, Segre, Verre, Valente, Brunori, Tutino. Non sarà molto distante dalla verità, diciamo. Tu vedo che annuisci, lui ha preso forse suggerimenti da parte nostra. Ricordatevi che mercoledì siamo in onda al solito orario, con i soliti mezzi. Io ringrazio sempre i ragazzi della regia che sono straordinari e che consentono la buona realizzazione di questa trasmissione. Ringrazio Salvatore Gerassi, Giuseppe Leone, Fabrizio Vitale per il loro supporto. Grazie anche a voi che commentate tantissimo. Vedete che noi ci mettiamo l'impegno, ma tutti non ci riusciamo. Però andatevi a guardare le pagine Facebook di Blog Sicilia, di stadionews.it, consultate i siti, guardatevi il podcast su Blog Sicilia. Avete tutti gli strumenti per interagire con noi, anche quando non siamo in diretta. Quindi appuntamento a mercoledì, grazie a tutti, arrivederci. Ciao.